collaborazione con Buonasera e buona settimana per quanto riguarda la pallavolo, ben ritrovati, puntata ricchissima di Top Volley. Vado immediatamente a presentarmi i miei graditi ospiti, partendo dalla Zinella che ha mandato come sempre Paolo Penazzi. Ciao Paolo, ben trovato. Con la giacca e la sciarpa gialla per non farmi notare. Hai apparecchiato lo studio, sì, quindi ho un parquet molto derogato, allora voglio distinguermi. Allora, già inquadrati i nostri ospiti, che ringrazio perché arrivano tutti e due da molto lontano, partendo da Domenico De Luca che è il coordinatore nazionale del settore ufficiale di gara. Buonasera, benvenuto, grazie. E soprattutto ben ritrovato Benito Montesi, che adesso ricopre il ruolo di responsabile nazionale del settore tecnico, ma per tanti anni ha proprio seguito anche gli arbitri. Ci conosciamo da una vita, quindi è un piacere di averti qua. Abbiamo deciso che eri venuto a Parma la prima edizione. È vero, proprio così. Oggi ricordavamo questo evento. 13 anni fa. Al mio fianco il presidente della FIFA a Bologna, Rosario Paladino. Ciao Rosario. Ciao Laura, buonasera a tutti. Anche come tu vedi, un po' di anni, eh? Sì, un po' di anni. Vedi che c'è un po' di differenza d'altezza. Sì, c'è la sedia. No, sono sdraiato. Sono sdraiato. Comunque potrei guadagnare qualche centimetro. Ci facciamo inquadrare distanziati. Distanziati, così non perfetto, perfetto. Allora, dicevamo, puntata molto ricca perché avremo modo di parlare sia dei campionati che delle coppe, con Cuneo che non ce l'ha fatta a vincere la prima finale europea che ha giocato. C'è Piacenza che giocherà invece e ha davvero grossissime possibilità domenica di conquistare questa Coppa Europea, e male è andata anche a Villa Cortese. A Busto Arsizio, scusate. È andata poi bene invece, io direi che posso giocare la schedina, voi che c'eravate venerdì scorso, io ho detto speriamo che ci sia una finale Piacenza-Villa Cortese e che vinca Caprara. Così è stato. Così è stato. È stata brava, siamo stati bravi a proporla. Ci stava come pronostico perché Caprara è un bolognese, però insomma la squadra ha meritato. Adesso Piacenza sta giocando bene, mi pare che sia in grado di fornire prestazioni di alto livello. Arriverà invece la capolista, perché ufficialmente da ieri, dopo che si è giocato il recupero, Busto Arsizio è capolista ufficiale, quindi ha vinto la regular season della femminile, sarà domenica alla Paladozza contro il Volley 2002 Forlì Bologna. Andiamo invece a capire quello che accadrà domani, perché la maschile è già partita con i playoff, la femminile è ormai a giorni perché mancano, mi sembra, 3 giornate, quindi domani ci sarà proprio Bologna questo annuale ritrovo, arbitri, squadre, allenatori anche, solo società? Solo arbitri, per quello che riguarda il massimo campionato, solo gli arbitri, i direttori di gara dei campionati Serie A. Le due leghe? Le due leghe ovviamente, e poi alcuni, e domani coglieremo l'occasione anche per rivedere un episodio avvenuto già 2 anni fa, cioè una conferenza stampa ad hoc a cui abbiamo invitato alcuni giornalisti delle massime testate, proprio per confrontarci in un anno che è stato denso di emozioni, di novità e con qualche piccola così, critica raccolta qua e là in giro. Allora, andiamo a spiegare che cosa vuol dire domani riunirsi attorno a un tavolo, chiacchierare, sviscerare un po' quelle che sono state tutte le problematiche, farsi magari anche i complimenti, perché poi è andata anche bene, non è andata solo male. No, diciamo come sempre che fino adesso è andata abbastanza bene l'annata, anche se chiaramente adesso si gioca la parte, viene il difficile, perché iniziano i playoff maschili che quest'anno saranno particolarmente delicati. Perché? Ma perché il raduno di quest'anno si basa su alcuni aspetti tradizionali e delle novità. Gli aspetti tradizionali sono il feedback che noi facciamo con gli arbitri alla fine del campionato per dare gli ultimi suggerimenti per concludere in bellezza e alla grande il campionato. E questo fa parte un po' di quello che è il nostro movimento tradizionale. A 1 a 2 maschile e femminile, sì. Quanti arbitri muovono? Allora, a 1 a 2 maschile muovono in questa stagione 95 arbitri. Ok. Esclusi i giudici di linea. Sì, che è un organico leggermente superiore, perché ahimè quest'anno abbiamo avuto qualche defezione nei campionati della massima categoria che ci ha creato qualche problema di impiego, perché chiaramente sono venute meno alcune gare. Però dicevo, la novità di quest'anno è basata, grazie all'aiuto e alla sperimentazione che la Lega ha proposto e che noi abbiamo accolto con molto favore, relativa al video check.
Perché? Che è già stato visto, che è stato visto, sì, ma che se tutto va come andrà determinerà e sarà utilizzato nelle semifinali e finali maschili. Che ricordiamo quest'anno la finale non è più a V-Day, esatto, ma si giocherà nelle 5 gare, quindi avremo quindi modo. Questo fatto qui ci comporta noi di mettere a fuoco con tutti i nostri direttori di gara questa nuova tecnologia, perché è evidente che da quando ho avuto l'onore dell'incarico di coordinatore nazionale, poi anche per i miei trascorsi professionali, ho puntato molto su quello che è l'innovazione e la possibilità di valutare situazioni moderne. Quindi io credo nella tecnologia, anche perché la palla schiacciata a 130 km orari, no? Dopo 2 ore e mezzo, non è vista l'occhio umano. Tra altre cose, proprio con la luce artificiale. Con la luce artificiale, quindi. Certo. Proprio dalla sperimentazione che la Lega ha fatto e che ci ha mostrato, si vede proprio come delle immagini che sembrano dal punto di vista dell'arbitro dentro, sono invece fuori per un metro, perché poi la palla si deforma, la palla non è una palla da tennis, quindi tutto quello che succede. La Lega quindi ci ha invitato a fare qualche riflessione in proposito e noi abbiamo avuto dei grossi risultati nelle finali di Coppa Italia, no? Dove gli arbitri hanno dimostrato ancora una volta di essere molto preparati, tant'è vero che lo scouting fatto tra palle prese e palle sbagliate è stato nettamente a favore degli arbitri e quelle, ahimè, errate sono state errate di proprio di qualche millimetro. E la Lega ha ritenuto questa sperimentazione molto utile e quindi ci ha chiesto di ripeterla nei campionati, nelle fasi nazionali. E quindi noi ci affronteremo a questo punto qui questo tipo di partite in una situazione leggermente diversa. Perché? Perché chiaramente, così come sono posizionate le telecamere, dove sono posizionate le telecamere, ahimè, no, non comportano l'utilizzo dei giudici di linea. Cioè diventa le due cose tra di loro. Visto che parliamo anche di telecamere, diamo il benvenuto a Lorenzo Dallari, vice direttore di Sky Sport. Ciao Lorenzo. Ciao Laura, buona pallavolo a tutti, soprattutto quei ragazzacci che hai in studio con te stasera. Hai visto che super puntata come si insieme? Incredibile, ma dove li hai trovati? Hai fatto una ricerca su internet? Sì. Non sapevo di cosa parlare stasera, e tu vai, facciamo gli arbitri. No, sai che cerchiamo tutti gli anni comunque di dare voce anche a chi sta sul seggiolone, perché poi, come recita molto bene anche un cartellone che c'è alla Palasport di Modena, se non c'è l'avversario, non c'è l'arbitro, non c'è partita, e quindi bisogna usare tutte le componenti. Lorenzo, che settimana è stata la tua? Ho pensato agli arbitri tutta la settimana, perché... No, sai che io voglio bene loro, lo sanno bene, anche perché credo che i nostri arbitri siano veramente eccezionali, siano i migliori al mondo. Casomai qualcuno avesse dei dubbi a proposito, si riguarda qualche partita dell'ultima Olimpiade a conferma di questo, perché ho visto delle situazioni veramente da non commentare, mentre i nostri fischietti sono stati bravissimi. Allora, Piacenza che vince la Coppa Italia femminile, Cuneo che non ce la fa in Champions, idem per le donne, settimana intensa. Beh, Cuneo purtroppo è arrivato ad un passo dal sogno, dalla storia, era sotto 14-11 al tie break, contro la squadra russa del Novosibirsk, squadra un po' difficile, si è giocato in Siberia, 14-11 sotto, 14 pari, poi il sogno è svanito purtroppo. Mi dispiace molto perché Cuneo se lo sarebbe meritato la pallavolo italiana maschile. Adesso l'unica chance di vincere una coppa per i maschietti è nelle mani di Piacenza domenica contro l'UFA, altra squadra russa. E dopo che Lorenzo, aspetta un attimo, però restiamo sulla Champions. C'è un titolo italiano a questo punto, però, perché c'era Claudio Riffelli, che è scuola bolognese, sì, che è là in Russia, e questo titolo l'ha conquistato. Sì, lui è stato... Bravo, è stato molto bravo. Infatti, lo conosce bene Rosario? Sì, è stato uno dei ragazzi della Zinella di allora che vinse un titolo italiano giovanile. Lui ha sempre creduto nella pallavolo, non solo da giocatore, ma poi ha continuato da tecnico. Prima qua e poi girando anche un po' per il mondo, un po' appassionato di beach, un po' di altro, ma comunque ha saputo trovare una collocazione precisa nella pallavolo internazionale, perché è stato dappertutto, insomma dal Brasile alla Russia. Ha iniziato adesso, poi proprio allora con questa esperienza che secondo me lo aspetteremo
a Bologna per vedere se continua innanzitutto a parlare italiano e poi vediamo un po' se troverà un posticino anche qui da noi, qualora ne avesse voglia, perché lui piace molto stare in giro, questa è la verità. Comunque c'è la firma di Paolo Pernasti e della sua Zinella anche in questa Champions. Alla fine Paolo ce l'abbiamo fatta. È stato molto orgoglioso, vedevo un ex Zinella che ha vinto la Champions, veramente quando ho visto la foto con la coppa, una coppa delle coppe ce l'ho in farmacia, ma questa era la coppa della Champions League, quindi mi ha fatto piacere. È stata dell'86, non la tua coppa delle coppe. Esatto, quindi è stata dell'86, quindi complimenti a Claudio Riffelli che è sempre stato un giramondo. Qui si potrebbe anche dire le problematiche che ci sono per gli allenatori italiani che sono costretti anche un po' a girare il mondo effettivamente, ma questo è un discorso un po' più ampio. Intanto ci gustiamo questo successo tra virgolette anche giallo-nero e anche rock-granata, perché ha giocato anche nella Sisley, Claudio, bisogna dargli questo riconoscimento, anche se è partito assolutamente da qua, insomma. Zinella, che hai seguito anche tu, Benito, ricordavamo proprio, prima il microfono spento. Proprio nell'86 l'ho seguita a Riga in una delle ultime partite appunto della Coppa dei Campioni, e in quell'anno era uno squadrone, insomma, era uno squadrone come credo Bologna non ha avuto mai. Beh, forse l'anno prima con già lo scudetto, Paolo, era già una compagnia. L'anno dopo, quando abbiamo recuperato. Parliamo anche di De Rocco, Babini, Venturi. Ma quando c'era Benito c'era anche Barrett, c'era Gardini. Certo, bravo, quindi bravo. Ha migliorato la situazione, effettivamente. Poi c'era Montesi che seguiva in trasferta. Quindi, una sola volta, una partita. Quella volta lì è bastata. Quella difficile, era. Sì. Noi siamo andati indietro un po' di tempo con questi ricordi. Io ricordo benissimo tutto, perciò voglio dire, non sono mica un ragazzino di primo pelo, senza ricordarmelo io, quindi a questo punto di strada insieme abbiamo fatto. Ricordo bene anche Benito sul seggiolone, voglio dire, purtroppo è ancora Benito, più in là però, eh? Quando era bambino, piccolo sul seggiolone. No, ma eri bravo Benito, posso dirlo a quelli che non ti hanno visto arbitrare che eri bravo, devo ammetterlo, ma è così. Me lo dici adesso dopo tanti anni. Che non c'era allora tecnologia, lì bisognava proprio guardare la palla dove cadeva, vero? Sì, voglia. Allora, torniamo a parlare delle nostre squadre, diciamo che appunto Piacenza maschile domenica potrebbe conquistare questa coppa in casa, davanti al proprio pubblico, sarà una giornata molto particolare, vero Lorenzo? Sì, una giornata importante per la pallavolo italiana, non solo per Piacenza, tra l'altro un bellissimo gesto del presidente Molinaroli, da Istanbul ha prenotato un pullman più grande, perciò da Malpensa a Piacenza le due squadre sullo stesso pullman. Prima sullo stesso aereo, poi sullo stesso pullman. Sì, no, ma è una roba strepitosa, insomma la pallavolo non è avanti, cioè è irraggiungibile ormai, insomma. Quando gli altri stanno facendo lo stretching di riscaldamento, la pallavolo è già nella doccia, cioè è già finito, hai capito? È già finita la partita. È veramente incredibile. Però domenica è una giornata importante, si parte dal 3-0 ottenuto in Russia, perciò insomma il pallino ce l'ha in mano Piacenza, deve vincere perché purtroppo non ce l'ha fatta Kuhn, purtroppo non ce l'ha fatta Latina, una coppa al maschile deve arrivare in Italia, perciò sarà la Challenge Cup, ce lo auguriamo. E perciò adesso facciamo tutti più che mai il tipo per la Cobra. E come sappiamo bene sarà anche il primo anniversario della scomparsa di Vigor Bovolenta, sì. Fra un attimo avremo anche al telefono Federica Alisi Bovolenta che ci racconterà di quello che sarà poi il Bovo Day, ci sarà un'altra manifestazione il 7 di aprile a Forlì, quindi avremo modo di ricordare il Bovo anche noi fra qualche minuto. Andiamo invece a dire di questa settimana, come vi è sembrato, parlando anche a livello arbitrale, queste coppe che poi alla fine non arrivano, noi siamo sempre lì da qualche anno, arriviamo a giocarci dei titoli importanti e poi alla fine non ce la facciamo. Siamo puliti di fronte a questa considerazione. Cioè, beh, diciamo che Piacenza dovrebbe farcela. Insomma, no? Pensa, credo che abbia vinto 10-3-0 di fila, credo, mi sembra, nel suo arco dell'iter della il suo campionato, e quindi non credo che non dovrebbe, toccandosi tutti i ferri del mestiere, ma anche Cuneo non credo che si possa considerare una sconfitta paradossalmente, perché già si è arrivati lì a aver eliminato Squadroni indirettamente, Cuneo, Trento direttamente Macerata, quindi è già fatto. E poi è stata una partita strana che si è giocata veramente su un pallone, detta come va detta. Quindi, il 16-14. Hanno avuto tre match point, una vittoria morale, quindi possiamo anche accontentarci di vittorie morali. E diciamo che essere sempre a quel livello lì è comunque positivo, perché sfido qualsiasi altro calcio, basket, pallamano, rugby, eccetera, essere sempre
in tutte le rappresentate in tutte e tre le coppe, in tutte le Olimpiadi come siamo noi. Maschile e femminile. Maschile e femminile. Pro o contro voi arbitri per il Golden Set? Perché ricordiamo Piacenza deve vincere con qualsiasi risultato per evitare il Golden Set, perché l'anno prossimo verrà abolito, ma intanto ancora c'è. Qui ci sono sempre voci un po' contrastanti su questa chiusura delle partite che assegnano. A livello vostro? No, a livello nostro per fortuna non c'è. A livello italiano non esiste. No, certo, però a livello internazionale vi siete confrontati, sì, con i vostri colleghi. A livello, quindi un arbitro che è lì, che si giocano tutto. Cambieranno, a livello europeo cambieranno e faranno come si facciamo in Italia. Sì, infatti appunto dicevo, l'anno prossimo non ci sarà più. Beh, ci si mette una pezza finalmente. Non è una formula particolarmente vincente, a mio avviso. È anche un pochino non antisportiva per certi versi, in un ambito di due gare con tutte le possibili varianti che ci sono. Quindi io, ci sarà il cambiamento e noi siamo contenti. Ma abbiamo visto proprio Trento che esatto, per colpa di un Golden Set non hanno giocato tutta la partita per giocare quel set lì con i forti. Sì. Quindi. Tra altre cose, visto che c'è Lorenzo, volevo ringraziarlo per le solite parole di affetto e di testimonianza dei nostri arbitri come qualità. Domenico De Luca, Lorenzo sì, che... Sì, sì. Ciao Lorenzo, ciao Lorenzo, ciao. Grazie ancora perché come sempre in tutte le tue telecronache non fai altro che parlare bene dei nostri arbitri, diciamo che ci fai molto piacere, anche perché con un pizzico di orgoglio diciamo che è anche la verità, onestamente abbiamo degli arbitri veramente molto bravi, soprattutto i top dei nostri fischietti, gli internazionali. E quindi se quanti sono quelli internazionali attualmente? Ma gli internazionali sono 16 nelle varie categorie. Già un buon quindi, un buon numero, abbiamo avuto anche di più, ma il problema è che noi siamo in genere usciamo molto bene dalle manifestazioni importanti perché il livello del nostro campionato è un livello decisamente più alto, quindi i nostri arbitri sono più allenati. E poi, devo essere sincero, grazie anche alla scuola fatta da Benito prima, che io cerco di proseguire, la cultura dell'arbitro italiano è una cultura che non tollera situazioni strane, per capirci, quindi alla fine chi vince, vince, e se sbaglia, sbaglia in quanto... Beh, l'abbiamo visto poi al Vudei l'anno scorso, effettivamente insomma non era facile tenere calma un intero palasport di 8.000 persone e le due squadre che si stavano giocando lo scudetto. Quindi, come sta andando la nostra invece di classe arbitrale bolognese, Rosario? Ma direi bene nel complesso dei numeri, della partecipazione, dell'attenzione all'attività che fanno. C'è un ricambio che si sta creando col tempo per tanti motivi, perché i giovani diventano adulti e assumono impegni nel mondo del lavoro. Dobbiamo ricordare che molta l'estrazione dei nostri arbitri viene molto dall'Università di Bologna, per cui finiti i percorsi di studio e iniziati quelli del lavoro o della famiglia, per forza di cose ci deve essere un ricambio. Abbiamo, pur nella difficoltà del momento, creato corsi arbitri nel corso dell'anno, uno abbiamo già fatto e uno lo appronteremo anche a brevissimo, e stiamo valutando anche l'opportunità di scegliere i momenti migliori per poter creare nuovi arbitri, perché talvolta sono molto giovani, sono legati all'attività della scuola, ci sono una serie di cose che dobbiamo mettere, di valutazioni da fare sul reclutamento e sul mantenimento. Il mantenimento fino adesso è stato un intervento estremamente positivo che il nostro coordinatore, commissario, adesso si chiamano così, segue con molta attenzione, che è capace di creare un gruppo molto unito che sta bene insieme non soltanto per il motivo sportivo ma anche al di fuori dell'attività dello sport. Questo penso che sia il segreto di un gruppo così nutrito che è stato in grado di proseguire nel tempo questa sua dedizione per l'attività della pallavolo. Insomma, abbiamo parlato a livello universitario, Paolo, c'è la firma della Zinella anche nelle due squadre del CUS che stanno facendo molto bene, sia maschili che femminili. Che mi fai sentire come Pippo Baudo che li ha lanciati tutti lui, sai, che effettivamente non vorrei parlare subito della B2, quella la tengo per ultimo. Perché... Hai ragione, perché non è un caso poi che Bologna è proprio il cuore dell'Italia in tutti gli effetti, è l'Emilia Romagna, il cuore della pallavolo, quindi non è un caso che tante realtà partono veramente, tanta storia parte dai colori giallo-neri, sì, nel CUS, a parte che il CUS non a caso nazionale l'aveva chiamato PENCUS all'inizio, eccetera, perché ce l'ho proprio nel cuore, ma mi sembra che molti giocatori, da Parsi Falcao, cioè, a Compagnia Bella, siano tutti
dei nostri prodotti che insomma stanno facendo onore anche vestiti da bianco-rossi, quindi siamo contenti anche salutiamo di questo. Salutiamo anche Francesca Camerini che è l'allenatrice, esatto, della squadra femminile, il suo secondo è Simone Maggioli che è ex Zinella e invece allena la maschile. Esatto, e poi volevo comunque sostenere la tesi di Rosario, faccio un piccolo inciso, cioè parlo da fruitore degli arbitri, perché in effetti tra virgolette giocando ancora devo dire che effettivamente non trovo mai motivi di lamento di questi arbitri, perché sono veramente, mi sembra, proprio piuttosto preparati. L'unica lamentela che faccio è che danno sempre tutti del lei, fa fatica, non sa come chiamarmi, molto giovani. Dottore, signore, ma sono sempre c'è del rispetto. C'è del rispetto, effettivamente, sono molto giovani, ma è positivo. Rispetto dei ruoli, io parlavo del rispetto dei ruoli, non dell'età. Confermo che è una classe arbitrale. Che allora, sta... così salutiamo anche Lorenzo, sono state ufficializzate le sedi dei prossimi mondiali 2014 che si terranno in Italia per quanto riguarda la femminile, quindi Italia che torna con i riflettori di tutto il mondo accesi, quindi si giocheranno a Roma, Bari, Trieste, Verona, Modena e Milano. C'è per noi ovviamente la soddisfazione di vedere Modena che oltre alla World League di quest'anno tornerà a essere sede anche dei mondiali come era già stato per la maschile. Sicuramente interessante il ritorno a Trieste che è una città un po' fuori da quello che è l'ambito... Io ci abbiamo giocato per una World League quando la seguivo per, proprio sì, per Sky che sì. Poi allora era stream, quindi... Anche una World League, sì, sì. Siamo, ma comunque anche l'anno scorso siamo stati a Trieste, insomma. Abbiamo perso il mondiale a Trieste. Ecco, la Virtus, ancora prima della Zinella, quando era Arclinia, che era la squadra di Benvenuti, l'ultima partita in casa, perdemmo e non potemmo fare il famoso spareggio. Io non arbitravo. Non arbitravi te, quindi è stata una sconfitta. No, no, arbitravo, ma non quella partita. Va bene. Quell'altra. Lorenzo, invece, sarà l'Argentina ad ospitare la World League e le finali di World League. Lorenzo? Ah, parli con me? Sì. No, perché stavo ascoltando questo. No, questo dicevo, metodo. Infatti, ho questo parlato sia dei mondiali femminili che della Liga maschile con Laura, l'Argentina. Stavo sede. Ascoltando questo Amarcord, hai capito? L'Arclini a Trieste, tu arbitravi, non il classico, l'altro secolo. Ah, tra l'altro Paolo, volevo dirti che non devi voler del lei, devi voler del voi, vossignoria, scusi. Guarda che prima abbiamo avuto questo problema su come potevamo chiamarci qua in studio, quindi... È vero, giocatore merito. Ho chiesto permesso a Domenico di dargli del tu durante la trasmissione. Sì, sì, no, quindi... direi che il voi, Paolo, per te è perfetto. Va bene, anche allora... per il siciliano, cioè l'arbitro capisce chiaro, quindi ci sta il voi. No, contento Lorenzo dell'Argentina per la World League e di queste sedi per i mondiali femminili? Ma guarda, allora, le sedi del mondiale femminili più o meno erano state ventilate, sono giuste, sono contento anche per Trieste perché insomma è un po' fuori dal tracciato tradizionale della pallavolo, però Trieste è tradizionalmente terra di pallavolo, c'è grande passione, c'è sempre stata grande partecipazione, c'è un bellissimo palasport tra l'altro, anzi ci sono due bellissimi palasport, uno gigantesco e sono molto contento. E, poi le finali saranno a Milano. Sono sicuro che ci sarà pieno, il volano della pallavolo femminile sicuramente contagerà tutti per quanto riguarda il prossimo mondiale, l'unica speranza, devo dirtelo, è che ci sia una squadra competitiva per arrivare quantomeno alle semifinali, perché in questo momento il grande dubbio è che squadra avrà a disposizione Mencarelli, perché io sinceramente un po' di dubbi al proposito ce l'ho, ma penso che ce li abbia anche lui a partire dalla palleggiatrice. Per quanto riguarda la World League, l'Argentina... È stata insomma da tanti anni è una delle capitali, è stata già sede dei mondiali, se lo ricordo bene Andrea Anastasi purtroppo che c'è stato il mondiale là, perché poi è costata la panchina della nazionale, ma poi c'è tornato Andrea che è quasi un fratello per me, e sono contento perché l'Argentina è una terra di pallavolo, non vivo un grande momento dal punto di vista economico, ho degli amici che mi hanno riferito cosa sta succedendo là e perciò questo potrà dare un po' di impulso, perciò è una buona scelta, poi adesso voglio dire abbiamo il Papa che viene da quella terra, perciò voglio dire le 5B è andata in quella direzione, ha capito tutto. Hanno aspettato insomma la lezione per poi decidere a chi affidare l'organizzazione. 17-21 di luglio in Argentina nei finali della World League, ovviamente se l'Argentina fosse qualificata per meriti subentrerebbe la terza classificata di quel girone, perché loro comunque sono già dentro, giocano questa finale, sperando che anche la nazionale di Berruto, che poi farà raduno per iniziare questa avventura verso gli europei di settembre alla fine di aprile, quindi ormai ci siamo, anche le nazionali sono pronte a ripartire. Lorenzo, grazie, grazie mille, ci sentiamo la prossima settimana per farci anche gli auguri di Pasqua. Assolutamente sì, e un abbraccio a tutti gli amici che sono lì con te, Laura, perché insomma
A Top Volley si parla di pallavolo con il sorriso sulle labbra, come dico, come scrivo anche sempre, come dico, e questa, diciamo, è una unicità per quanto riguarda non solo la pallavolo ma lo sport, e perciò è veramente un piacere essere dei tuoi. Il nostro editorialista Lorenzo ormai da tanti anni, quindi ormai lo sappiamo. No. Brava Laura, un abbraccio a tutti. Lorenzo, ragazzi, grazie, buona settimana. Ciao, in particolar modo, allora, visto che possiamo... in particolar modo Vossignoria Paolo Penato. La prossima volta li metto il cartellino sotto, facciamo così. Grazie, ciao, Lorenzo Dall'Ari, vice direttore di Sky Sport, ma tutti i giorni avete su dallarivolley.com ovviamente le notizie aggiornate su tutto quello che succede nel mondo della pallavolo. Allora, l'aggiornamento è arrivato anche oggi per quanto riguarda Sara Antonello. Sara sta meglio, è vigile, è cosciente, e la situazione immunologica, credo che adesso vado a memoria rispetto al comunicato di oggi pomeriggio, non è ancora stabilizzata, quindi rimane in prognosi riservata, però intanto si sta riprendendo da questo, ci eravamo lasciati venerdì, speravamo che arrivasse il trapianto, sabato è stato possibile farlo, quindi in bocca al lupo Sara, tieni duro perché c'è veramente tutto il mondo della pallavolo che sta facendo forza a questa nostra giocatrice. Siamo ormai pronti ad andare in conclusione della prima parte, puoi dare spazio anche a Federica. Invece tu domani hai un altro corso, oltre che gli arbitri c'è anche un momento dedicato ai docenti. Ai docenti dell'Emilia Romagna, ai docenti del settore arbitrale, insomma, degli ufficiali di gara. Quelli che devono crescere gli arbitri del domani. Certo, sono coloro i quali a livello regionale e provinciale sono i tutori dei nuovi e degli arbitri in carriera. Insomma, è una operazione che facciamo a livello regionale, dove cerchiamo di preparare tutti quegli ufficiali di gara che poi devono fare il salto a livello nazionale, quindi il buon Domenico ci li requisisce. Quindi il primo step partono dal provinciale. Dal provinciale, la formazione, e poi piano piano regionale, e poi lanciati a livello nazionale, se sono bravi arrivano fino in alto. Insomma. Che età media hanno i nostri arbitri partendo appunto dai provinciali e andiamo a salire? Stiamo andando verso i giovani a livello provinciale soprattutto, e molte ragazze fra l'altro. Volevo ricordare che ci sono due arbitri internazionali donne, da tanto tempo speravamo di poter portare una donna, adesso ne sono due, no? Sono due molto brave fra l'altro, quindi una è emiliana, una è emiliana, sì, un po' della provincia di Modena, ma dico la stessa cosa, penso. Quasi, Modena, quasi. Però va bene in questo caso. Non diglielo la settimana prossima che gioca l'Under 19 finali a Modena, non la diglielo, ma è la stessa cosa. C'è solo il giallo di Modena. Allora, noi ci fermiamo un attimo, spazio alla regia, al rientro avremo sia Marco Mencarelli che commenta le finali di Coppa Italia, ma soprattutto Federica Lisi ai nostri microfoni. Restate con noi. Allora andiamo proprio a sentire da Marco Mencarelli, il CT nazionale rosa, come ha vissuto questi due giorni a Varese con le finali della Coppa Italia femminile. Marco Mencarelli, finale di Coppa Italia, cosa hai visto? Ho visto una partita di ieri molto emozionale, quindi equilibrata dalle emozioni che c'erano dietro un derby, e con un approccio al quinto set di Busto un po' falloso, e che chiaramente ha permesso a una Villa molto volitiva di chiudere quella partita. Ho visto un Bergamo che guarda avanti probabilmente, e ho visto un equilibrio in Piacenza che lasciava presagire la grande partita che ha giocato stasera, e contro una Villa che forse ieri ha speso tantissimo sia di risorse mentali che fisiche, e probabilmente oggi, tolto il primo set che ha tenuto botta, poi alla fine mi è sembrata un po' arrendevole, dal 16 in poi mi sembrava un po' arrendevole. Di solito si parla tanto di giovani, però nella pallavolo, almeno a livello di club, vincono ancora spesso le squadre esperte, sei d'accordo? Ma credo che i grandi risultati siano sempre legati a un minimo di esperienza, sì, l'esperienza ha un peso oggettivo. Il saper giocare due partite con grande continuità così, un giorno dopo l'altro, chiaramente richiede l'aver vissuto queste cose.
giocare un derby in semifinale lo paga chiaramente chi ha anche meno. Scusate, ecco, siamo rientrati, stavamo chiacchierando mentre guardavamo questa intervista. Cosa non ti convinceva del Menca? Che questo impegno è gravoso, ha già fatto i capelli bianchi, mannaggia, cioè, vabbè, come tutti noi li abbiamo, ma lui è giovane, 40 anni, cioè bisogna che lo viva. Un mese e mezzo di nazionale. Viva, ma anche, non spreme meno così Mencarelli, perché insomma ce l'ha lì da poco e deve andare avanti 10 anni, cavolo. Cioè, no? Intanto li ha tutti ancora i capelli, questo è un vantaggio. Questo è già un vantaggio. E poi lui l'aveva bianchi già prima, perché venendo dall'ambiente aveva maturato questa esperienza e aveva potuto smaltirla nel corso degli anni. Adesso diventeranno tutti bianchi. Anche perché dovrà confezionare questa squadra per fare i risultati che Barbolini gli ha lasciato in eredità. Oltre al Gossi stavamo commentando come Piacenza abbia rullato tutte le altre squadre, veramente sì. Stavano dicendo proprio adesso che è stata una finale a senso unico, assolutamente, un po' quello che stava dicendo Mencarelli prima. Ecco, lì hanno speso veramente, però forse un po' di energia rispetto a poi quello che è stato l'impegno di mercoledì di Coppa, e domenica torneranno in campo. Probabilmente, però la Rebecchi sin dalla prima partita si era vista che aveva qualcosa in più, perché gli schemi funzionano perfettamente, il gioco di squadra era veramente ad alto livello e poi soprattutto non regalavano mai un punto, cioè, e quindi quando noi facevamo il pronostico, anche se quel giorno ero ospite quindi me lo potevo permettere, avevo detto che avrebbe vinto la Rebecchi, perché se continuava in quello stato di forma, voglio dire, e così è stato. Noi l'avevamo vista qualche giorno prima, no? Qui a Bologna, quando ha giocato con la squadra di Bologna, e mi ha dato la stessa impressione di una squadra molto equilibrata in tutti i reparti, capace di fare risultato soprattutto quando la partita si prestava a dover esprimere, fare in modo che le giocatrici esprimessero il meglio. Poi c'ha delle atlete di grande esperienza, certo, e di grande tecnica, secondo me. Allora facciamo così, ribaltiamo un attimo la scaletta, Maglio regia mi spara, ma non è niente, andiamo a sentire sia Caprara che Manu Leggeri proprio al termine di questa finale, poi diamo spazio invece a Federica e a tutti i nostri campionati. Quindi coach Caprara. Piacenza vince la prima Coppa Italia di Serie A col nuovo allenatore. Cos'è andata secondo te questa partita? Siamo stati più costanti rispetto agli avversari, soprattutto abbiamo messo in campo più lucidità, più determinazione, un pochino più di tecnica rispetto a loro, e di conseguenza abbiamo portato a casa, ma soprattutto perché la mia squadra ha giocatrici più esperte rispetto alle altre. Che ambiente hai trovato a Piacenza? Devo ringraziare tantissimo le giocatrici e la società, perché ho trovato un ambiente di lavoro altamente professionale ed è stato molto molto semplice inserirsi. Manuela Leggeri, uscite sconfitte da questa gara di andata, però obiettivamente questa finale non ha ancora dimostrato di avere un padrone. No, credo che sia stata comunque una partita equilibrata, una partita giocata punto a punto, a parte il quarto set dove magari è stato l'unico set dove c'è stato un dominio nostro, ma c'è da dire anche che c'è stato un calo dall'altra parte della Dinamo. Però io sono molto tranquilla, sono fiduciosa in questa squadra, abbiamo un'altra possibilità, ce la giocheremo lì in Russia e vedremo quello che succederà. Un po' di rammarico per il terzo set che avete perso i vantaggi? Ma non c'è un rammarico per un set, dispiace perché comunque abbiamo perso, però ripeto, fortunatamente abbiamo un'altra possibilità e speriamo di sfruttarla al meglio. Adesso andate a giocarvela in casa di Krasnodar, dove dovete vincere la partita e poi anche il Golden Set. Eh beh sì, lo sappiamo che questo è il regolamento, andremo lì domenica e vedremo. Allora, in bocca al lupo a Piacenza donne, restiamo a parlare di Piacenza, lo facciamo con un filmato perché qualche settimana fa Federica Lisi Bovolente è tornata nella sua Piacenza, dove c'è anche una curva dedicata alla Bovola, fatta con i suoi bimbi, e c'erano in campo anche i bimbi di Slatanova, e questo è il filmato. Io dico quello che penso.
Piacenza è stata ed è una seconda casa e famiglia per noi. Io vi ringrazio veramente di cuore per quello che avete fatto, la maglia, la curva. Qua ci sono, c'è casa, qua c'è, ci sono gli amici dentro al campo e fuori. Tutti voi, anche se non ci conosciamo, vi sento vicini. Ve lo dico veramente con tutto il cuore, vi ringrazio per tutto quello che state facendo, avete fatto e farete per me e i miei bambini. Grazie, veramente grazie. In cielo stanno facendo una squadra di pallavolisti, avevano bisogno del più forte, del capitano, hanno chiamato papà. Con queste parole l'anno scorso Federica ha spiegato ai suoi bimbi, Alessandro, Arianna, Aurora, Angelica e adesso anche Andrea, quello che era accaduto. Benvenuta Federica Lisi, ciao Fede. Ciao a tutti. Sono i brividi qua in studio, non te lo nascondo, è un anno difficile per te, ma è stato un anno di emozioni anche per noi. Grazie intanto di essere qua con noi questa sera. No, grazie a voi e ho sentito quegli applausi che, ti dico, mi riempiono il cuore e fanno sempre piacere sentire e vedere così tante persone che hanno Bovo e hanno noi nel loro cuore, quindi questa per me è una grande soddisfazione e motivo di orgoglio per tutti, per tutta la famiglia. Si avvicina una data importante, domenica, tu hai deciso di trascorrerla a Piacenza, nella tua Piacenza, con i tuoi due bimbi, tra i lei lasciati dai nonni, perché in effetti... Sì, adesso ora sono a casa del mio amico Eugenio Gollini, che saluta tutti quanti. Salutiamolo, ciao Eugenio! E quindi niente, domani faremo dei giri e domenica sì, ho deciso di trascorrere questa giornata vicino alle persone che più vicine a me, diciamo così. Piacenza sicuramente è una città dove mi sento molto a casa, è l'aria di Roma. In questo momento dovevo cambiare aria sia io che gli altri bimbi, quindi Piacenza è la città giusta per farlo. Sono convinta che poi la partita sarà una bellissima partita e sicuramente... Federica, non so se intanto hai il televisore acceso, ma stanno andando le immagini dell'anno scorso quando la nazionale ha fatto debuttare Alessandro addirittura ha fatto ace, abbiamo sì, recuperato... La battuta questo... sicuramente non l'ha ripresa dal papà, questo è poco ma sicuro, dalla mamma. Beh, insomma, anche tu hai fatto qualcosa a livello di pallavolo, eh? Sì, infatti sì, dalla mamma, ecco. No, è stato, no, il Bovo Day l'anno scorso è stata veramente una cosa molto molto bella, emozionante e tanto, tanto emozionante, ma come lo sarà ogni anno secondo me, perché poi anche se passano gli anni l'intensità dei sentimenti rimane, se non aumenta, quindi quest'anno abbiamo deciso di cambiare città, di cambiare forse un po' anche il modo di organizzare il Bovo Day, quindi Piacenza sarà la città che ci ospiterà. Il primo di giugno, quindi spero Zlatanova che... te l'aveva promesso. Che cosa? Zlatanova te l'aveva promesso, che avrebbe portato avanti questo Bovo Day. Sì, dai, sì, l'aveva detto e mi sono sentita, oltre a Slati, anche con la società e la città, che quello era il posto giusto, perché il Bovo Day sì è pallavolo, ma anche cuore, amicizia, amore, sentimento. Quindi Piacenza ha tutte le carte in regola per ospitare tanta tanta gente, speriamo... Spero che veramente siamo in tanti a gioire insieme, a sorridere.
Qui Federica ci sono in studio dei tuoi amici, perché oltre alla presidente della FIFA va a Bologna e Paolo Penazzi, che poi ha avuto il bovo a Ferrara, non proprio direttamente, non era l'anno che c'eri tu, vero, come presidente Paolo? L'anno prima. Però c'è qualcuno che ti conosce altrettanto bene, te lo faccio, ti presenti da solo? Sì. Io? Sì. Benito Montesi, ma lei mi conosce, sì, perché ciao. Ci vediamo in federazione. Ci vediamo, sì, sì, ho visto, ciao, ciao a tutti. Ciao, di fianco bene, c'è ciao. Domenico De Luca. Ciao. Appunto, mi diceva che tu sei già rientrata a lavorare, Fede. Io sì, ho iniziato il 1° di febbraio questa avventura. E, no, benissimo, bene, sempre ringraziamenti. Sempre, perché è stato un gesto, è quello che ha fatto la pallavolo, Carlo Magri e tutto ciò che è, gira intorno a lui, molto molto bello, e mi hanno accettato veramente con tanto amore, e infatti no, mi piace l'ambiente, mi piace tutto, poi vabbè, la pallavolo e tutto ciò che ruota intorno a me è la mia vita, è stata la mia vita, quindi va bene. Ricordi, emozioni legate? No, volevo dire una cosa io. Che Paolo effetti, Penazzi? Io no, col Bovo ci ho sempre giocato contro, mai avuto il piacere di averlo in squadra, però volevo trasportarti questa considerazione, e cioè che a proposito della unicità del nostro sport che diceva prima Dall'Ari, io credo che, se sei d'accordo, che nella enorme tragedia che hai subito tu e tutti noi indirettamente, avrei avuto almeno l'enorme fortuna che sia capitato nel mondo della pallavolo, perché credo che aver avuto la fortuna che sia uno sportivo di questo sport ha fatto sì che in molte modo ti fosse attenuato questo grande dolore. Credo immodestamente che fosse capitato un campione di altri sport, non ci sarebbe stata questa vicinanza. No, la pallavolo sicuramente ha risposto in una maniera eccellente, per me e per i miei bambini. E sono convinta, ti dico, e lo dico sinceramente, che non è momentaneo questa vicinanza, perché è una cosa che purtroppo la mia situazione è questa e rimarrà per sempre questa. E il fatto, sì, la pallavolo è stata, è da citare, è da prendere come modello, perché effettivamente il fatto che io dico, alcune volte può uscire che mi sento da sola, ma mi sento da sola per la gestione familiare, perché poi così è. Però per tutto il resto, veramente ve lo dico con tutto il cuore, che non mi ci sento assolutamente. E il discorso pure della pallavolo è una delle prime cose che mi sento vicine. Quando il Bovo veniva sotto al seggiolone degli arbitri, cosa vi dicevate? Arbitri. No, era alto come gli arbitri, quindi parlava in fronte. Non aveva bisogno di salire sul seggiolone. No. Che ricordo avete del Bovo da condividere con noi, sia Domenico che Benito? No, prego. Ma Bovo era un ragazzo pieno di vita, la esprimeva in tante maniere, prima di tutto sul gioco, no? Era un combattente, e qualche volta anche nei discorsi che si faceva con gli arbitri. Io ho alcuni video che ancora faccio vedere ai nostri arbitri, ma nella sua irruenza era estremamente educato. Ce ne ho uno in cui il secondo arbitro, per un errore che c'era stato da parte del segnapunti, gli chiede scusa, e lui, nonostante diciamo il momento un po' così, disse: prego, non c'è di che. e voglio dire, la pallavolo è fatta per persone cariche, e lui lo era, e però educate, e lui lo era. Domenico? Sì, io non ho mai avuto il piacere di arbitrare il Bovo, perché ho smesso prima, voglio dire, quindi ero solo uno spettatore delle sue partite finché non poi non so. E quello che dice Benito è proprio vero, nel senso che avendolo visto giocare spesso, era uno che ci voleva vincere, ma con il rispetto degli altri. E difatti, quando Benito racconta di questi episodi, con gli arbitri credo che alla fin fine li volessero molto bene, perché era una persona leale e sincera. Ovviamente quando si gioca, qualche volta si va anche oltre, ma è giusto che sia così. Rosario? Ma sai, l'imponenza fisica probabilmente poteva portare ad avere un atteggiamento rispettoso solo per questo, ma secondo me lui creava il gruppo, la squadra, la gente intorno. Penso che quello che ha ricevuto la famiglia è frutto di quello che lui
ha seminato nel corso degli anni. Penso che d'accordo con te. Penso che questa sia la caratteristica che più lo contraddistingue e che più, insomma, ha fatto sì che il suo ricordo vada avanti nel tempo con questi connotati. Non è un termine molto televisivo, però passatemi, è un po' un casinista, vero Fede? Oddio, sì, sì. No, casinista in questo senso, io ho questo ricordo della figlia poi di Andrea Gardini, del Gardo, che diceva, lo sentivamo quando arrivava perché sbatacchiava tutto fuori e dicevamo, è arrivato Bobo. Sì, sì, ti dico, non è che è una persona che non passava inosservata, quindi sì, si faceva sentire, diciamo che si faceva sentire. Allora, dicevamo del 1° di giugno a Piacenza, ma il 7 di aprile, che è ben più vicino, a Forlì ci sarà un altro momento per ricordare Vigor. Sì, il 7 aprile hanno organizzato questa giornata, questa partita, questo evento, che dove sarò presente io con parte forse dei bimbi, perché non so se riesco a portarmeli tutti e cinque, quindi sì, hanno anche Forlì, si sta muovendo su una strada veramente verso di noi. E io riprendo un po' le parole che avete detto in studio, e secondo me è proprio, cioè, noi stiamo raccogliendo quello che ha seminato, c'è tanta gente, il movimento, e tante persone si muovono perché lui ha trasmesso tanto, quindi queste partite, questi eventi, è inevitabile, che ne so, il Bobo Day è molto più vicino, ma ogni cosa, perché stando adesso in federazione anche l'organizzazione me la sento molto più vicina. Ecco, hai già idea di chi scenderà in campo sia il 7 che il 1° di giugno? 7 di aprile e 1° di giugno? Allora, il 7 di aprile ci sarà il derby Forlì contro Forlimpopoli. Okay. Quindi parliamo di B2 maschile? Parliamo di B2 maschile, campionato? Parliamo di B2 maschile, sì, scusami, alcune volte non sento bene. E invece per il 1° di giugno ci sarà all'amichevole Italia-Francia. Okay. Però poi il prima sarà una sorpresa, perché stiamo preparando un qualcosa dove ci si diverte. Quindi vediamo un po', non voglio dire niente, lo scoprirete. No, guarda che però hai promesso di venire in studio a raccontarcelo, prima che accada. Sì, se riesco a lasciare la sciurma tutta quanta. Guarda, noi la prendiamo, qualche babysitter ti assicuro che la troviamo mentre siamo in diretta. Oh, yeah. Poi è male che vada, teniamo Andrea in braccio, gli altri staranno qui. Metti il tutù alle bimbe, che so che soprattutto Arianna, giusto, fa danza e ci tiene molto. Sì, 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 al massimo lascio tutti da Eugenio Collini, da mio amico Vincenzo. Che ha già i suoi, che così mi basta. Possiamo dare una mano a lui, da lui, dai. Guarda, lui è un altro che ha promesso già un po' di anni di venire a trovarci, se riesce a portartelo allora dietro. Essere l'occasione che vengo insieme a lui. L'ultimo saluto per Federica, prima di lasciarla ai suoi bimbi. No? In bocca al lupo per queste tante manifestazioni, credo che riempiano almeno il cuore in una piccola parte, quindi un buon crepi il lupo e vi ringrazio. Perché serve poco, ma Topo Volley è al tuo fianco, quindi siamo qui per poter raccontare anche quello che saranno gli avvenimenti e magari iniziare anche a dire quando ci sarà la prevendita, come si muoverà, insomma siamo qui, lo sai. Ciao Federica. Federica. Buona serata Federica, Lisi. Grazie mille, anche a l'abbraccio voi. L'abbraccio va a tutti e cinque, i tuoi piccoli. Grazie. Alessandro, Arianna, Angelica, Aurora e Andrea. Noi allora chiudiamo questa pagina dedicata alla Bobo, apriamo invece quella dedicata alla nostra B2, partendo dal presidente che sabato torna a giocare alle 17 al Palla Copernico. Non c'è un altro argomento? No. Co-presidente. Salutiamo Alessandro, il mitico Alessandro Trivelone. Vogliamo passare dall'altra? No, sto scherzando, perché sempre a proposito dell'unicità di questo sport, a parte che ho già vissuto anche delle Serie A che trocesse senza vittorie, quindi non è neanche una normalità, diciamo che la sua Zinella ha fatto una bellissima partita a Camaiore, ha perso 3-2 perché sembra anche sfortunatissimo, perché il nostro Martello Principe si è ammalato la sera prima, parlo di Gabriele Buccioli, quindi un altro handicap, e domani c'è un'altra partita come recita Locandina contro Sassuolo, che sono quinti in classifica, quindi prevedo che non riusciremo a battere la sindrome da Copernico, perché non abbiamo ancora vinto una partita in casa, abbiamo vinto fuori fino adesso. Però dicevo che anche questa temo così prevedibile retrocessione venga comunque metabolizzata bene, perché sappiamo i rischi del mestiere, far giocare praticamente la B2 con un under 20, che è quella con cui facciamo,
siamo contenti che siamo maturando i giocatori, poi mai dire mai nel futuro, perché sto sempre aspettando l'imprenditore che si accorga di me, che mi prende quella i miei recuperi, magari qualcuno non si iscrive, non si sa mai, e poi abbiamo sempre almeno 15 tesserati che giocano dalla Serie A alla Serie B eccetera, e quindi mancherebbe sempre poco per far quadrare le cose. Nel frattempo ci accontentiamo dell'Under 19, che, di cui ho portato qui la foto, che farà le partite comunque al Palapanini della semifinale regionale, l'Under 17 e l'Under 15 che stanno lottando anche loro in fasi regionali per poter andare tutti a trovare il mio amico Carlo Magri a Roma alle finali nazionali, non so bene dove saranno, quindi il nostro vivaio continua ad andare ai massimi. Aspetta, perché sono già uscite, aspetta, sono aspetta. Già uscite, sono uscite, aspetta. A salutare gli amici del Consiglio federale, a Roma no. 15 maschili a Catania. Quindi allora, Catania è bello comunque. Under 14, 23 e 26 maggio maschile Corigliano Calabro, Under 15 maschile 30 maggio 2 giugno Catania provincia, Under 17, 6 e 9 giugno Policoro, o Policoro, non sinceramente, Policoro. Under 19, 30 maggio 2 giugno Napoli, a Napoli. Il bronza quest'anno, tutto il grande sud, benissimo. Abbiamo anche le date della femminile, l'Under 14, 23 e 26 maggio a Foligno, l'Under 16 femminile, 30 maggio 2 giugno a Chioggia, l'Under 18, 6 e 9 giugno a Gorizia. Queste sono le date ufficiali diramate dalla federazione qualche ora fa. Quindi, manca l'under 13 ancora. No, manca l'under 13, io, fai un 3x3 che il 3x3. Ah, perché era quella l'under 13. Manca ancora. Potrebbe arrivare in zona. Si farà l'under 13 che si farà sulle piazze. Esatto, esatto. Maschile. Maschile, sì, solo maschile. Allora, quindi dicevamo, Pala Copernica alle 17 contro Sassuolo, ingresso come sempre gratuito. Vi ricordo che Ferrara ha avuto poi il benestare per poter organizzare le Final Four della Coppa Italia di B2 maschile, no, di Serie B generale, non di B2, giusto? Coppa Italia è B2. Si giocherà la prossima fine settimana, anche in questo caso ingresso a offerta libera proprio per promuovere la pallavolo. Torniamo a chiudiamo il cerchio della B, poi torniamo alle giornate di domani. Il cerchio della B, settimana interlocutoria, soprattutto per la B2, non per la B1, perché il San Lazzaro è ancora lì. Questa settimana, fra l'altro, non gioca perché ha già recuperato, ha già anticipato la partita col Bassano, la famosa squadra ricca di giovani promesse della Nazionale Juniores. Infatti Bassano ha due atlete di grande livello, di grande qualità tecnica, l'avevamo già detto la scorsa settimana. Hanno fatto un ottimo risultato questo fine settimana il San Lazzaro, e l'altra B1 che dobbiamo citare tutte le volte con sommo dispiacere non riesce a fare risultato in questo campionato, che è l'Idea Volley. Le B2 invece, settimana che raccoglie due punti importanti, la squadra dell'Atletico, dell'MT, e mentre non fa risultato Lozano, si trova un po' più invischiata nella zona retrocessione di un campionato di B2 estremamente equilibrato, è difficile da affrontare. Ogni settimana ci sono incontri estremamente interessanti, anche questa settimana sarà così. La CLA invece si è assestata, la CLA Imola, in una zona di metà classifica che consente una certa tranquillità da qua alla fine della stagione. Quindi vedremo. Crevalcore l'aspetto, un impegno importante questo fine settimana, perché gioca con Mirandola, che è una delle prime della classe, tra quelle più così indicate per fare il salto di categoria, anche se quel girone lì vede dominare la squadra di Ferrara, che è quella che... Però ancora non è detta, perché in realtà però ha sempre mantenuto qualche punto di vantaggio rispetto alle altre, però è sempre stata in testa. Allora, torniamo a dire che domani a Bologna ci sarà questo raduno nazionale, arbitri, società e leghe, proprio per preparare quello che sarà la parte finale della stagione. I playoff sono davvero a tiro, si entra nel vivo che poi assegnerà lo scudetto. Che giornata vi aspettate? Uno e l'altro, quindi sia con i docenti che con questo confronto. Ci aspettiamo una giornata in cui i presenti, soprattutto gli arbitri, recepiscono con attenzione quanto detto e soprattutto ci diano una mano anche a poterli aiutare su alcuni aspetti, parlo soprattutto di disciplina o della nuova innovazione del videocheck, qualche consiglio per far bene, perché è evidente che quando le partite cominciano a salire di tono, ogni dettaglio è particolare. Quindi per i videocheck, tra le altre cose, stiamo valutando l'ipotesi che anche il fallo di piede possa essere sanzionato attraverso una segnalazione, diciamo, del visore,
e quindi dovremo dare, soprattutto in questo momento, chiarezza agli arbitri di evitare situazioni di conflittualità su una novità che comunque, se il moviolista la muove un po' prima, un po' dopo, si vede che la palla o tocca o non tocca. Quindi anche la struttura tecnica deve essere sotto controllo, quindi con la Lega definiremo i momenti. E soprattutto una cosa interessante, a nostro rischio, perché ci piace rischiare, è che vorremmo, dopo 2 secondi, dove 2 secondi è un tempo veramente più o meno sempre quello, che sui video e sui monitor dei palazzetti compaia la palla, perché è questo fatto qui, la Lega ci sta assicurando che vorrebbe far così, per consentire effettivamente anche al pubblico di avere una visione dell'azione nei tempi dovuti, perché chiaramente a Milano qualche volta è partita qualche momento dopo. Quindi diciamo, ecco, sono tutte novità basate molto sulla tecnologia, però ricordo sempre che al di là di tutto, come ci ha benito prima e come noi nella vecchia pallavolo, c'è l'uomo, quindi persone che si preparano coscienziosamente, che siano rispettose degli atleti, siano rispettose. Come ci si prepara prima di una partita? Allora, come ci si prepara? Si tolgono le lenti a contatto. Esatto, la prima cosa si tolgono le lenti a contatto. I calciatori hanno gli arbitri che vanno, diciamo, a fare i raduni, si allenano, sì, devono seguire, ma... devono correre avanti e indietro. Quindi sì, cioè, un arbitro di pallavolo, un come arbitro di pallavolo, diciamo che noi proprio l'anno scorso abbiamo tirato fuori un po' di indagini in questo, su questo campo qui, perché diciamo che ognuno ha un metodo per prepararsi psicologicamente alla gara. Noi non siamo quelli che vogliono imporre delle regole, anche perché secondo me, proprio per l'unicità e l'unicità del nostro mondo, l'arbitro di pallavolo è un arbitro che fischia molto e quindi deve innanzitutto essere in ottima condizione fisica, psicofisica. La differenza la fa, come per l'atleta, il particolare, lo stato di forma. Quindi noi invitiamo proprio veramente a gestire molto bene la trasferta, a prepararsi adeguatamente e soprattutto a fare quelle tecniche di, diciamo, di autoconcentrazione che consentono, soprattutto sulle 2 ore e mezza di partita, a prendere la palla finale, se c'è, del 13-15. Perché quando la gara diventa più lunga è naturale che la capacità di resistere, di essere, di avere un, non aver cali di attenzione, rappresenta la via, no? Decisiva per fare. Sì, soprattutto perché attorno ci sono sempre dei palasport belli pieni di pubblico. Esatto, per fortuna esatto, il nostro esatto. Sport muove ancora tanti spettatori, quindi è chiaro che insomma, la pressione poi alla fine si certo. Sente. Quindi dormire bene alla sera, sì, prima, no, prepararsi non bene stramangiare. E soprattutto essere sereni, ecco, consapevoli della loro forza, perché abbiamo arbitri molto bravi, e consapevoli anche di saper gestire quei momenti. L'arbitro, diciamo, che si differenzia, che per noi è il più bravo, non è quello che non fa errori, ma quello che gestisce meglio l'errore, perché è evidente che in quegli attimi l'arbitro si gioca la credibilità, soprattutto pensiamo alla finale scudetto, e deve dare tranquillità agli atleti e deve a sua volta autocaricarsi, perché la palla dopo non la sbaglia. Stavo pensando che già noi siamo bravi nella pallavolo, perché effettivamente non ci sono mai opposte tifoserie che strepitano in modo particolare, ma questa situazione qui del videocheck dà un'ulteriore caratteristica di merito alla pallavolo, perché questo qui smorfa ulteriormente certo. Le polemiche, quindi un effetto tennis, che quando c'è l'occhio di falco lì stanno tutti zitti, non c'è niente certo. Da fare, credo che sicuramente agevola ulteriormente l'armonia della pallavolo. Talpa è già finito? Sì, no, però in questo momento è accantonato. No. Okay. Posso dire solo una cosa? Diciamo che ci serve, sai cosa? Che la prima palla l'arbitro la prenda, perché così, come è venuto a Milano, perché no, perché poi gli spettatori sì. Dice questo ci vede bene, e allora poi incontra... capito, sì. Quindi ci vuole quel pizzico che la prima palla sia quella giusta. Sì. Sei illuminata bene. Benito, la tua giornata di domani, di domenica? Dunque, io volevo aggiungere una piccola cosa, no? Perché credo che molti non si rendano conto quello che fa l'arbitro per prepararsi alla gara, no? Se voi andate a vedere un playoff, vedrete che a fondo campo c'è sempre qualcuno di quegli arbitri che poi vedrete nella partita successiva, perché non è che si va a preparare, va a vedere le squadre come giocano, nonostante che le conosca, eccetera, eccetera, in maniera tale che nella prossima partita è più preparato. E poi i nostri arbitri vanno nei palazzetti, non è che si allenano anche fisicamente, perché c'è un limite, no? Alla grande... Io per esempio non potrei rientrare più per una certa, no, volume che non è più permesso, ecco. E, però vanno nei palazzetti anche a vedere partite semplici, perché si allenano come i giocatori. I giocatori perché si allenano tutti i giorni? Cioè un grande palleggiatore perché tutti i giorni sta a palleggiare? Ormai lo sa fare. Ma deve ricreare gli automatismi, e i nostri arbitri vanno a vedere partite anche semplici perché ricreano. Qui abbiamo un grande PC, no? Grandissimo. Dobbiamo riformare alcuni file che durante la partita escono e danno la possibilità all'arbitro di giudicare bene.
Per quanto riguarda il corso per i docenti, noi abbiamo in tutta Italia circa 300 docenti che stiamo rinnovando. Ci sono alcuni che sono new entry e gli altri sono quelli che già hanno effettuato nei due anni precedenti l'attività di docente. Il docente è colui, il primo, per quanto riguarda gli arbitri, la prima persona della federazione che incontrano. E quindi è importante che l'incontro sia positivo e cerchiamo di insegnare a come si può essere positivi, come si può avere la possibilità di appassionare, perché fare l'arbitro ci vuole solo passione e la bravura poi viene, no? Però la passione per superare alcuni momenti che a tutti noi ci ha portato a dirci ma chi ce lo fa fare? È successo più volte, insomma, no? Ecco, questi sono nostri personaggi, nostri tecnici che ci aiutano ad accrescere la qualità degli arbitri. Allora, in bocca al lupo ai nostri arbitri, perché come dicevamo prima, senza di loro comunque non si andrebbe in campo. Dimmi Paolo. Fa un'ultima domanda. Abbiamo già sforato, quindi. Ma sarò brevissimo, perché di solito si facciano un mangia arbitri, invece stasera è stato proprio tutto lineare, eccetera. Quindi... Guarda, mi ritiresti la tessera honoris causa, sì, vero? Sì, effettivamente, ho fatto come Grillo con Napolitano. Mi ha detto di colore, quando è stato lì davanti. Vabbè, chiusa parentesi. Dicevo, la palla dentro fuori, il fallo di piede, non è la cosa poi più difficile in assoluto per l'arbitro. Credo che sia sempre la palla toccata, sì, la cosa, certo, più difficile in assoluto. Allora, come vedreste se in un futuro, come questa negli europei in Polonia, se ci fosse anche il filmato che fa vedere la toccata? C'è stato sì, un momento che sì, c'era la telecamera che era proprio ulteriore, sul muro. Rispondo un tema, il videocheck è iniziato chiaramente da 4-5 mesi, quindi anche la Lega sta cercando di ogni volta di aumentare le possibilità di visione. Diciamo che finora loro si sono concentrati su elementi che davano una percentuale di certezza pari al 99%. Però stanno studiando per i tocchi a muro che sono i più delicati, no? Vuol dire, certo, perché è la cosa più difficile. Però ancora il livello di qualità, cioè di reso, di rischio è ancora considerato leggermente alto, quindi speriamo che il prossimo anno ci arriveremo. Noi siamo favorevoli. Se no dopo c'è un robot, dopo non c'è più. Allora, grazie a tutti i miei ospiti, vi ricordo che noi saremo in onda anche venerdì prossimo, alla Venerdì Santo, alla vigilia della Pasqua, ci faremo gli auguri, avremo modo di raccontare tutto quello che è stata questa settimana ulteriore intensa di pallavolo, sperando che una nostra squadra possa davvero sollevare la coppa che manca in Italia. Intanto grazie a Paolo, grazie a Domenico, grazie, ciao, a Benito, grazie a Rosario, grazie a tutti voi, l'appuntamento con Topo Volley per la prossima settimana. In collaborazione con